L'asticella si alza in casa Bellari Giamarina perché i numeri servono ad indicare nel calcio la strada se sia positiva o negativa. 15 punti su 18 disponibili realizzati in questo 2020, per giunta questa volta in rimonta contro un ostico Reno che prevale sugli adriatici di appena 3 lunghezze sopra, ma che come i padroni di casa ha saputo soffrire specie ad inizio stagione. I ragazzi di Ragazzini insomma non sono scesi a Bellari a regalare punti, età media di 20 anni quella dei padroni di casa contro i 25 di quella ospite. Arbitra la gara il signor Rossi della sezione di Cesena. Ospiti subito avanti con questo calcio piazzato a cercare terminali offensivi, difesa dei Bellari Giamarina che sventano senza affanni. I padroni di casa mettono in moto il folletto Bellavisti sul traversone e porta lo stacco di Facondini, il cui colpo di testa è allontanato dalla difesa gialloblu. A quarto d'ora la punizione smistata in direzione al Visi da Bellavista fa gridare a gol, ma la palla non entra. Dalla bandiera in alto tentativo bellariese con un colpo di testa sotto misura che porta a un nulla di fatto. Il Reno replica con una conclusione dalla distanza che di facile lettura per Forastieri. Sul ribaltamento Bellavista dalla solita mattonella incanta la platea di fede bianco-azzurra, ma non il portiere Casadei, pronto all'intervento. Al 35esimo i padroni di casa protestano per questo atterramento di Zanni in area di rigore. L'arbitro fa segno di proseguire. Il replay con il fermo immagine prova a dirci qualcosa in più. In chiusura di tempo arrivano due tiri dalla bandierina per il Reno. Il Bellara riesce a salvarsi sul primo corner, ma non sul secondo, quando una ribattuta permette a Giorgini sotto misura di infilare Forastieri per l'1-0 del Reno. Ospiti che avrebbero la chance di raddoppiare, ma Taddei da calcio piazzato c'entra la traversa. Squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa il Bellara già Marina pareggia il conto dei Legni. Il palo clamoroso questa ripartenza è a cura di Bellavista. Il Folletto tenta il colpo da calcio piazzato, ma Casadei in tuffo è bravissimo nella deviazione in corner. Il Reno in silenzio sfiora il raddoppio. La difesa di casa sostituisce nell'occasione il portiere Forastieri nella respinta. Da punizione Taddei questa volta riscalda i guantoni a Forastieri che si rifugia in corner. Il Bellari già Marina torna ad attaccare, qui Bellavista spedisce alto, mentre poco dopo da una disattenzione difensiva Marchini ruba palla e spedisce il pallone del pareggio in fondo alla rete. Ora il Bellari ci crede, il Reno non demorde, con Sov sfiora il nuovo sorpasso, cosa che il Bellari invece segue concretamente poco dopo. Il tiro di Zanni è sporcato, forse anche dal fiato del nostro cameraman Alpini che inganna a casa Dei. E l'apoteosi, i 2-1 festeggiato con tutti i tifosi. Ci sarebbe anche l'occasione per il tris per Marchini, ma Casadei è bravo nell'allungo. Termina qui questa gara con il Reno che gioca bene ma non riesce a chiudere il match, con i ragazzi terribili che invece compiono un'impresa delle loro in questo periodo, meritando l'Alpini Cam, doppia telecamera nel momento di esultanza e dei saluti finali.